È il 2 giugno del 46. Con suffragio universale, il popolo italiano è chiamato a decidere la forma dello Stato, monarchia o repubblica, ed eleggere i membri dell'Assemblea Costituente. Per la prima volta, le donne italiane possono votare e essere elette. È il giorno del referendum istituzionale. Gli italiani sono chiamati a scegliere tra monarchia e repubblica e insieme ad eleggere i componenti dell'Assemblea Costituente che dovrà scrivere la nuova Costituzione. Si vota oggi fino alle 22 e domani mattina fino a mezzogiorno. È la prima grande consultazione nazionale dell'Italia libera. Gli aventi diritto al voto sono circa 28 milioni. Il voto per la Repubblica o per la monarchia si dà con la scheda per il referendum segnando una crocetta nel quadratino posto di fianco al distintivo. La donna turrita sullo sfondo dell'Italia per la Repubblica. Lo stemma sabaudo pure con lo sfondo dell'Italia per la monarchia. Il voto di lista per la Costituente si dà segnando una crocetta nel quadratino che si trova accanto al distintivo di ogni lista e che porta il numero della lista stessa. Al seggio è meglio andare senza rossetto alle labbra. Siccome la scheda deve essere incollata e non deve avere alcun segno di riconoscimento, le donne nell'ummettare con le labbra il lembo da incollare potrebbero, senza volerlo, lasciarvi un po' di rossetto e in questo caso rendere nullo il loro voto. Dunque, il rossetto lo si porti con sé per ravvivare le labbra, ma fuori dal seggio. Io il rossetto l'ho messo solo una volta. Facevo parte di un gruppo di donne che cospirava contro il fascismo. Ci avevano individuate e ci stavano arrestando una ad una. Mi vestì con l'abito più elegante e mi toccai. Ero bellissima. Nessuno mi riconosceva, così uscii di casa e avvisai tutti i cospiratori del gruppo che non erano ancora stati presi. Era brutto. Quando mi hanno detto che anch'io potevo esprimere il mio pensiero, ho detto qualcosa un po' migliora. Un po' però. Le schede che ci arrivano a casa e ci invitano a compiere il nostro dovere hanno un'autorità silenziosa e perentoria. Le rigiriamo tra le mani e ci sembrano più preziose della tessera del pane. Stringiamo le schede come biglietti d'amore. Si vedono molti sgabelli pieghevoli infilati sotto il braccio di donne timorose di stancarsi nelle lunghe file davanti ai seggi e molte tasche gonfie per il pacchetto della colazione. Le conversazioni nascono tra uomo e donna e hanno un tono diverso e alla pari.